Ciao, sono Erika Boschiero, sono una cantautrice e accolgo volentieri l'appello degli amici della Caritas di Rimini per farvi conoscere un progetto a mio avviso speciale. Si chiama Cantando sotto la doccia. Come immaginerete, le richieste che stanno arrivando in queste settimane alla Caritas sono moltissime, richieste di aiuto di persone in difficoltà e tra queste c'è anche il bisogno di poter usufruire di una doccia. Si potrebbe ovviamente permettere questo servizio in silenzio o attaccando la solita radio commerciale, e invece la Caritas di Rimini ha avuto un'idea bellissima, che è quella di chiamare a raccolta quanti più cantautori, musicisti vogliano partecipare a questa iniziativa, inviando una loro canzone che entrerà a far parte appunto di questa raccolta che verrà diffusa dove queste persone faranno le loro docce. Sarà un modo per tenere compagnia appunto in questo momento così intimo e anche forse per ricordarci che non di solo pane, né di sole docce, né di soli letti abbiamo bisogno come esseri umani, ma anche di bellezza. Soprattutto in questo momento. Per cui, amici cantautori, musicisti, chiunque di voi abbia voglia di partecipare, di mettere a disposizione uno o più brani suoi per questa iniziativa, potete inviarli a caritas@caritas.rimini.it. Io lo faccio e invito a farlo anche voi, e credo che ci costi davvero poco o nulla. E che sia un bel modo per tenere compagnia a queste persone. Vi saluto con un pezzettino di una delle canzoni che manderò. Ti porto un souvenir dal prossimo mio viaggio, che sarà nel deserto, in ogni mio miraggio. Tirerò una corda fra la palma e il vento, sarà l'aquilone, il mio bastimento. Ti porto un souvenir che sa di acqua e sale, ti porto un souvenir preso dal temporale, ti porto un souvenir e una bottiglia vuota. Appeso a questa nuova nota. La terra dei poeti sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a fare.